Ben ritrovati nel nostro spazio notizia. Oggi parliamo di Piemonte, Torino, perché i protagonisti sono torinesi, o meglio, coloro che hanno fatto una cosa sono torinesi, ma poi l'argomento è molto più ampio. In realtà ci spostiamo dall'altra parte del Mediterraneo e andiamo in Africa. Con noi oggi c'è Andrea Lazzaro di Soluzioni Artistiche, Lazzero. La zero, proprio Lazzero, per pensi che... No, precisione. giusto, no, bisogna essere corretti. Soluzioni Artistiche, presidente di Soluzioni Artistiche, che ci presenta una mostra realizzata da Stefano Stranges, The Victims of Our Health, che significa le vittime della nostra ricchezza, ed è una mostra fotografica dedicata appunto all'Africa. Diciamo, prima di iniziare questa trasmissione, è bello che accada perché purtroppo, troppo spesso, anche sui media, quindi mi ci metto anche come giornalista, l'Africa viene un po' ignorata. Invece è una realtà enorme, molto vicina a noi e anche con delle dinamiche molto complesse. Forse a volte è proprio per complessità che si fa finta di dimenticarselo, perché poi per spiegarlo bisognerebbe fare un'analisi più approfondita. Quindi, grazie appunto a Soluzioni Artistiche, a Torino è possibile riflettere, approfondire, no? Alcuni temi. Sì, l'intento è questo, anzitutto ben ritrovati, grazie per lo spazio concesso e l'intenzione è portare nella quotidianità qualche riflessione che aiuti a divulgare, informare, approfondire. Sono tematiche che sono estremamente vicine a noi, quelle affrontate in questa mostra, perché parliamo del nostro benessere, del benessere più quotidiano, più diffuso. La tecnologia, i telefonini, gli smartphones che utilizziamo tutti, in parte ne abusiamo, i materiali che compongono, che sono utilizzati per la produzione dei telefonini. L'estrazione, la gestione, la produzione, lo smaltimento, succedono in alcune zone ben specifiche. Stefano Stranges è un fotoreporter assolutamente torinese, che si avventura in giro per il mondo per documentare per immagini, portare delle testimonianze vere, viste, vissute e ovviamente fotografate. È stato in due posti diversi, uno il Congo, nel Nord Kivu, una regione dove appunto viene estratto il coltan, che è questo minerale che viene utilizzato per la miniaturizzazione della tecnologia e costituisce la prima tappa della mostra che parte da venerdì 3 presso il nostro spazio, E andrà avanti fino a? l'Artificio, fino al 19. Sono 2 settimane, 2 tappe. Questa è la prima nel Nord Kivu in Congo e in un'altra sala invece l'altra tappa, quella in Ghana, dove c'è quella che considerata una delle più grandi discariche a cielo aperto. Ovviamente discarica è un posto un nome per indicare un posto dove si scarichino dei rifiuti, non c'è nulla di smaltimento reale, cioè un accatastamento disordinato con tutto quello che può conseguire. Ovviamente parliamo di rifiuti tossici, parliamo di radioattività, parliamo di sfruttamento del lavoro, parliamo di condizioni che non esistono minimamente né di condizione né di lavoro né di vita, ed è la seconda tappa di questa mostra. Ecco, quindi il titolo già, vuol È dire, forte. bello tosto, È ecco, lo dico forte. da giornalista, bello tosto, perché le vittime della nostra ricchezza vuol dire, non è che possiamo guardarlo solo e dire, ah, che bella foto, ah, sono anche un po' commosso, cioè uno No, non devi un po' sono. sentirti in colpa in qualche modo. Non sono sicuramente foto, noi ci occupiamo di esposizioni e mostre in generale, non sono foto da cartolina, non sono foto da stampare e da mettere in salotto sopra il divano. C'è un impatto, questa è l'immagine che è stata scelta come guida in generale dell'informazione e della comunicazione legata all'evento, è una di quelle che ha una carica, un impatto più forte, è una delle persone che lavora lì, che è evidente che appunto si tappi il naso da questi fumi che arrivano. È lontano da noi, non è così E no, ce l'abbiamo in lontano, tasca col ce l'abbiamo in telefonino. tasca col Ecco telefonino. sì, e quindi l'interlocutore si dovrebbe chiamare in Sì, causa. diciamo che il proposito ultimo sia del progetto di Stefano sia dell'idea di ospitare di curare questa mostra insieme, non è quello di colpevolizzare No, la no, certo. tecnologia, è il tentativo di aumentare il livello di Beh, anche consapevolezza. perché non è ovviamente la tecnologia, ma sono le Certamente. condizioni e gli esseri umani che impongono ad altri esseri umani condizioni, non è certo il concetto Ovviamente. in sé tecnologico. E beh, visto che però ci siamo, diciamo anche qualche cosa su soluzioni artistiche, non abbiamo detto con precisione dove siete, però. Noi siamo in via Bligny 18
18L, incrocio via Carlo Ignazio Giulio, alle spalle di via della Consolata, tanto per dare un quindi riferimento. Centro, insomma. Centro, pieno centro, e uno spazio che si chiama L'Artificio, che si occupa di divulgare le arti più che altro in maniera appunto espositiva. Ci occupiamo di eventi, di allestimenti, di tutto quello che ha una finalità socioculturale, quindi non tanto l'arte come fine a se stessa, che è assolutamente importante, la finalità di intrattenimento, certo. Ma anche quella di poter, come dicevamo prima, dare una consapevolezza diversa. Come siete entrati in contatto con... Con Stefano? Sì. Beh, è un personaggio assolutamente più unico che raro. Ci siamo conosciuti casualmente di persona presso un nostro evento di un altro fotografo, un amico in comune, Matteo Maimone, è venuto a trovarci e io conoscevo già di nome perché insomma la sua attività è parecchio interessante e abbiamo iniziato a ragionarci. In realtà per questo evento mi ho iniziato a lavorare a maggio. Ci sono un po' di mesi di preparazione e è stato chiave per mettere in piedi l'evento in maniera definitiva l'intervento del Centro Studi Africani. Ne approfitto per salutare e ringraziare il direttore Federico Daneo perché la componente apportata da loro sull'allestimento e soprattutto poi sulla messa in opera materiale esecutiva dell'evento è stata molto molto importante, quello che ha concretizzato. Quindi sappiamo già quale sarà la prossima mostra. La prossima, avremo poi degli eventi anche più, come dire, faceti legati anche al Natale in dicembre. Certo. Tutto questo, questa prima mostra è la prima di una rassegna che si chiama Fotografiti, vite su un muro è il sottotitolo e ospiteremo prossimamente degli eventi molto molto carini e anche questi a forte impatto. Gabriele Cannone, che è un fotografo anche lui torinese, giovanissimo, che ci documenterà sulla piaga del caporalato nel sud Italia attuale. Una collezione che è stata realizzata con degli scatti della stagione scorsa, dell'estate 2016, quindi assolutamente attuale. A vederla sembra che si parli di magari 40-50 anni fa, invece parliamo dell'anno scorso. Avremo anche dei giovani, degli emergenti, avremo dei fotografi di più conclamata notorietà come Luca Castagno, torinese, che porterà un progetto sperimentale. Avremo un sacco di Paolo Mitica, insomma. Dove vi si trova fisicamente? L'abbiamo detto, dove vi si trova sul web? Sul web soluzioniartistiche.it, il sito di riferimento, l'Artificio Showroom, che so che è un po' complicato, .com, l'artificioshowroom.com, le pagine Facebook, i social, insomma è tutto a portata di click. Bene, bene. Grazie allora ad Andrea Lazzero. Ricordiamo ancora le date? Da venerdì 3 a domenica 19 novembre 2017 presso l'Artificio, via Bligni 18L, Torino. Perfetto. Bocca al lupo allora e buon lavoro. E viva il lupo. Grazie, a presto.